Come i paesi della moneta unica, i finalisti del concorso Casa Europa, promosso da Confartigianato Marca Trevigiana e dall'Associazione del Design Industriale di Veneto e Trentino Alto Adige. Uniamo le forze, la capacità della manualità artigiana e il genio, l'estro dei design. Queste due messe assieme ovviamente hanno dato questo risultato di avere quasi un centinaio di imprese che hanno risposto al nostro concorso. Appoggiamo qualsiasi iniziativa che permette ai designer di incontrare, e questo è il termine forse più giusto, di incontrare le realtà, in questo caso specifico quelle artigiane, perché insieme si può immaginare di innovare. Abbiamo deciso di partecipare a questo bando perché come designer mi ha affascinato l'idea di praticamente sviluppare il connubio tra il tema dell'euro e del decennale dell'euro e il tema di un oggetto di design ad uso domestico. Ma cosa ha significato l'euro per le imprese artigiane? Se mi facevo una domanda un anno fa potevamo dire che tutto positivo. Adesso, indubbiamente, vedendo quello che sta accadendo, qualche riflessione e qualche crepa si apre sull'euro. Restiamo nell'euro, andiamo fuori dell'euro. Bisognerebbe avere una sfera di cristallo per capire quale soluzione sarebbe migliore per il nostro paese e per la nostra economia.